Benvenuti a questa sfida. Con me, come sempre, c'è Stefano Nava. Mi raccomando, non cambiate canale. Roma Milan è stato il duello che ha caratterizzato la lotta a scudetto della stagione 2003-2004, quando prevalsero i rossoneri di Carlo Ancelotti con il gol di Sheva a San Siro. Nella stagione precedente le due squadre si erano affrontate in una finale di Coppa Italia. Anche in quel caso vinse il Milan, Pierluigi. Oggi sapremo chi sarà la principale candidata al ruolo di inseguitrice degli attuali leader del campionato. Si affrontano infatti la seconda e la terza della classe, che vorranno dimostrare di poter dire la loro nella lotta al titolo. La partita vive oggi ovviamente anche della sfida a distanza fra questi due grandi attaccanti. C'è grande attesa, vedremo come finirà. Un confronto il cui esito potrebbe incidere in maniera determinante sul risultato finale. Vediamo la squadra titolare schierata dall'allenatore della Roma. Optano per il 4-3-3 con due esterni d'attacco defilati, pronti a sfruttare gli spazi creati dalla punta. Modulo interessante, spregiudicato quanto basta, dovrebbe regalarci parecchi con le emozioni, o almeno è quello che ci si augura. Ecco l'11 titolare del Milan. 4-3-3 per loro, con due esterni d'attacco che dovranno dare una mano in fase di non possesso. I due tridenti offensivi potranno essere la chiave del match, io penso. Alle difese il compito di limitarli. Lo stadio olimpico è senza dubbio un impianto sportivo fra i primi in Europa, anche se la sua natura lo rende meno funzionale per assistere a un match di calcio, per la presenza della pista atletica che pregiudica in parte la visibilità. Non a caso la Roma ha presentato un progetto per un proprio stadio, e anche la Lazio sembra intenzionata in futuro prossimo ad abbandonare l'Olimpico, giudicato troppo grande e poco adatto per assistere a un incontro di calcio. Palla larga. Sala. Strootman assuma dunque l'azione d'attacco. Palla vagante. Dzeko. Bonaventura. E c'è l'intervento dell'arbitro. Non aspettano, punizione già battuta. Montolivo. Pericolo, ecco il tiro. Portiere che si allunga e sventa la minaccia. Sarà dunque calcio d'angolo per il Milan. C'è il tocco sulla fascia. Nainggolan. Interrompono bene l'azione, allentando la pressione sulla difesa. Montolivo. Nainggolan. Intercettano bene il pallone. Cercano il buco nella difesa avversaria. Nessun problema per la difesa che recupera. Occhio, cerca l'area di rigore. Palla che filtra benissimo. L'idea non era male, ma il cross è stato pessimo. Buon recupero del pallone, possono ripartire. Montolivo. Buon possesso palla, caccia di spazi. Palla in out, ci sarà la rimessa laterale per i rossoneri. Abate. Cerca il sostegno dei compagni. Perde palla.
De Sciglio, una parata incredibile. Bravo Szczęsny, senza problemi. Dzeko. Recupera il pallone con un intervento facile. Punta l'area. Dzeko. Tiro largo, fuori bersaglio. El Shaarawy, De Rossi, palla nuovamente in possesso, l'ultimo tocco è il suo, sarà rimessa laterale. Bruno Perez, occhio al giocatore della Roma, continua il tiki-taka alla ricerca del momento giusto. Calcio d'angolo, vediamo se riusciranno a sfruttarlo per mettere la freccia e passare a condurre. Palla che viene rilanciata in avanti. Prova in porta. Grande intervento del portiere. Ancora un'occasione della bandierina. Ha intercettato palla con un ottimo tempismo, consentendo alla difesa di respirare. De Rossi. Ci saranno da recuperare 3 minuti, come mostra la lavagna del quarto uomo. Ha perso il pallone. Niang. E l'arbitro manda tutti negli spogliatoi, 0-0 alla fine dei primi 45 minuti. Il Milan può battere dunque il calcio d'inizio di questa seconda frazione. Palla schizza via dopo il contrasto. Guadagna metri verso l'area. Interrompono bene l'azione. Montolivo. Pallone che finisce in fallo laterale. Strootman. Sala. E c'è un cambio in arrivo per la squadra ospite. Sì, c'è bisogno di energia, di forze fresche. Credo sia il momento giusto questo. Palla ancora per il Milan, norma del vantaggio. Palla recuperata, azione interrotta. Sala. Cercano col tiki-taka il momento giusto. Buon movimento di squadra. Attenzione! Possono festeggiare il gol del vantaggio. Era un'occasione davvero troppo importante per lasciarsela sfuggire. Non l'hanno sprecata. La difesa qui ha dormito dopo la prima respinta del portiere. E ovviamente chiudo del gol per insaccare sulla ribattuta.
C'è voluto tempo, abbiamo aspettato la ripresa, ma è arrivato il primo gol della gara. Romagnoli. È stato fermato dal difensore. Kučka. Squadra ospite che sta per effettuare un cambio. Gli avversari hanno preso le misure ed è necessario correre ai ripari. La sua gara termina qui, a giudicare dai fischi, insomma. Il pubblico non ha gradito. Effettivamente ci si aspettava di più da lui oggi. Strootman. Sala. Palla vagante adesso. Bacca. Recupera bene il pallone. Si avvicina all'area. Un'occhiata alla grafica, c'è sostanziale equilibrio nel possesso di palla. Esatto. I due modelli di gioco sono alla pari. Portiere poco fortunato qui, bravo però l'attaccante ad avventarsi sulla respinta e a metterla dentro. Calcio d'angolo, la allontana di pugno. De Rossi. Nainggolan. Buona la parata impresa da parte del portiere. Ancora un quarto d'ora da giocare. Occhio al suo movimento. Il pallone è uscito. Si riparte con una rimessa dal fondo. Ecco che ci viene mostrato nuovamente l'intervento di prima. Non ha avuto nessuna paura e si è gettato in scivolata. Ha rischiato, ha rischiato. Alla fine ha avuto ragione lui. Nainggolan. Montolivo. Kučka. Occhio all'avanzata del Milan. Manca poco alla fine. Di andare in the box nell'area di rigore avversaria a cercare occasione importante per pareggiare. Palla ribattuta, ma non è finita. De Sciglio, ha mancato completamente il bersaglio. Una brutta conclusione, manca completamente il bersaglio. Montolivo. Ancora 300 secondi alla fine della gara. Riesco a malapena a sentire la mia voce perché il pubblico di casa sa che questa può essere la svolta della gara e la quantità di decibel è cresciuta a dismisura. Stanno letti. Nainggolan. Palo, occasione, palla ancora buona. Buonaventura. Susso. Ci saranno da recuperare 3 minuti, come mostra la lavagna del quarto uomo. Occhio, cerca l'area di rigore. Perde palla. Cerca i compagni. Bacca. Palla fuori. Dice di testa. Manca lo specchio della porta. Finisce qui, vittoria della Roma dunque. Si chiude qui dunque la partita, molto combattuta, molto sentita da entrambe le squadre e dalle tifoserie. Con una rivalità storica tra queste due formazioni.
entrambe hanno dato il massimo. È stata la squadra più concreta e concentrata ad avere la meglio. Ha giocato bene, dando un contributo più che positivo alla squadra. I legni della porta gli hanno negato la gioia della doppietta personale, ma si è rifatto ampiamente, segnando il gol decisivo che ha dato la vittoria alla sua squadra. Perché il pubblico di casa sa che... Nainggolan!